YouTube? YouTube? Vai via! Vai! Vattene! Questo video non è per te, no! È per tutte le persone che mi hanno detto Kira, fai Yandere Simulator! Kira, fai Yandere Simulator! E adesso andiamo a fare Yandere Simulator! Mi prenderò il bollino giallo, non me ne frega nulla! Censurerò le morti con la faccia di Cocona, sì, lo farò! Ma adesso ho voglia di rivedere Yandere Simulator! È una vita che non entro qui dentro e adesso ci entriamo! Alla faccia di tutto ciò che potrebbe capitare, lo so che succederà qualcosa. Ok, cambiamoci le mutande perché è sempre un'attività salutare cambiarsene. Mi sembrano più texturizzate, no? Magari mi sbaglio io. Ok, visto che io sono super cute e kawaii, mi metto le mutande con l'orsetto. Fantastico. Eccomi, finalmente sono arrivata a scuola e c'è un branco di gente che non so chi cavolo. Chi siete voi? Ma chi cavolo siete? No, aspetta un po', tutta la gente dei club l'hanno aggiunto. Scusa, ma sai correre? Ecco, grazie, che voglio vedere un attimo. Da lontano, no, ma quanta gente hanno giù. Vabbè, questi li conosco, mi frega niente. Questi qua c'è il club del club. L'altro club sarà quello del teatro, suppongo. Il club dell'occulto. Il club dei nerd. E quelli che sono le Gestapo, non lo so. Quelli del combattimento, della musica, della fotografia. E poi abbiamo quelli delle scienze e altra gente che non capisco di cosa sia, ma va bene. Queste sono quelle del giardinaggio e qui abbiamo le bullette della scuola, laggiù ci sono i bulletti della scuola. No, no, non l'avevo mai visto niente di tutto questo. Io non mi ricordavo nulla, cioè non mi ricordavo perché non l'avevo mai visto, ovviamente. Guarda quanta gente che non conosco. No, adesso tutta sta gente che pattuglia la scuola sarà molto più difficile fare qualcosa. Tutti col telefono in mano e malati terminali attaccati alle macchine. Ciao. Ciao. Boh, così. Così, randomly. Ah, ciao, scusami. No, non so di cosa tu stia parlando. No, 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 guarda. Non ti ricorda che tua sorella è rimasta un po' indietro? Oh, ciao. No, ma così, è giusto per vedere se ancora ero capace di fare due cosine, ma niente di particolare. Vai, Andre, ridi, 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 ridi. Ok, può bastare, grazie, può bastare. Ok, brava. Magari qualcun altro ha intenzione di. Oh, ciao! Oh, ops! No, 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 non tanto azzardare ad avvertire. No, non si avverte nessuno. Non si avverte nessuno. No, neanche tu avverti nessuno. Non si posta nemmeno su internet sta roba. Quell'altro sta facendo le foto. Fai le. Salva, salvati! Combatti per la tua vita, non stare a fare le fotografie. Però, dai! Non ho perso del tutto il tocco magico, cavolo, laggiù c'è un po' di gente. Meglio che non mi faccia notare troppo. No, no, io non sono un po' impazzita in questo momento, no, no. Ciao, scusami lei, la vedo molto impegnata al momento a suonare la batteria e no, guardi, in realtà la verità è che io non mi piaceva come suonava, scusi, ma il club di musica doveva fare a meno del suo supporto. Questa è una guardia! No, questa mi ha preso! No, peperoncino, lo sapevo, le guardie! Le guardie, lo sapevo! Ci sono le pa che pattugliano la scuola. Ops. Questo può essere un problema. Però ragazzi, come potete vedere, il tocco magico della Yandere non si perde. In fondo mi basta pensare, che cosa farei a una che ci prova col mio senpai? E tutto diventa molto facile. Guardate com'è carina Yano mentre cammina quasi come una persona normale in mezzo agli altri. Mi piacerebbe andare un attimo a dare un'occhiata ai nuovi club prima che le persone vadano a riempire. Guarda un po' tutti sti qua con capelli viola. Tutti gli amici di Cocona, se potrebbero essere tutti fratelli gemelli. Qui ci sono tutti i poster che parlano dei leader dei vari club, il drama club, il cooking club, l'occult club, l'art club, il rock out club, il martial club, il photograph club, il science club, lo sport club, il gardening club, basta con questi club! Salve, salve lei, salve, come sta? Tutto bene? Ha passato una bella giornata? Spero di sì. Guarda, se ne vado un po' più là, che c'era un pugnalino lì che mi piaceva. Oh, che bello, un pugnale rituale! Che io non ho nessuna intenzione di rubare, assolutamente, no, no. Ma riesco ad arrivare alle spalle di cattiveria sta qua, mi chiedo. Non fa niente. Mettiamo via questo affare. No, l'ho preso solo in prestito perché. Me l'avevano chiesto quelli del teatro, sai, dovevano recitare una parte in cui muore la gente. Cavolo, ste guardie sono veramente fastidiose. Tutto per i testimoni è diventata la scuola. Ora pure questi qua che si mettono a leggere per i cavoli loro. Ma guardali lì! È troppo abitata sta scuola. Non va bene, non va bene. Voglio più deserto. Aspetta, vediamo se riesco ancora a avere il mio tocco magico. Vediamo se. Oh, vabbè, non volevo prendere lui. Non volevo prendere lui, non volevo prendere lui. Volevo prendere quello in fondo alla fila. Non volevo prendere lui, uno in fondo. Così avevo il tempo di non farsene accorgere da quelli davanti. No, vabbè, errore mio.
Errore mio. Senpai è sempre in prima fila, per fare lo scemo. Questo non è cambiato. Vai! Tira fuori il tuo libro e vai. E vabbè, non ci si può fare nulla. Guarda quanta gente, stanno andando tutti verso il loro club. Io volevo fare un giro, ma vedete tutte quelle ragazze che se ne vanno un giro da sole. Oh, volevi annaffiare i fiori? Mi spiace, ora non li annaffi più. Oh, anche tu volevi annaffiare i fiori? No, tesoro, no, anche tu volevi annaffiare i fiori? E non li annaffi i fiori, non li annaffi. No! Dove, dove, dov'è quella donna? Dov'è che... Sta gente che fa le foto. Vabbè, mi hanno beccato. Vabbè, senti, mentre ci siamo... Scappa, no, mi ha bloccato, no, ma come? Oh, che bello, guarda, sembra un ritratto di una delle mie vittime. Mi fa molto piacere che abbiano aggiunto tutte queste stanze, dovevo analizzarle bene. Tu guarda, Mei Waifu, dovevo analizzarle tutte una per una. C'è niente qui che posso usare per ammazzare la gente, no, eh? Anche un po' d'ammoniaca da tirare in faccia alla gente andrebbe bene. Che bello il club di questo. L'alpaca, l'alpachino, me lo ricordo. Quello che ti spona le vittime e poi ti perdona. Questo me lo ricordo, era già da un po' che c'era. Anche quello di scienza era già da un po' che c'era. Volevo farmi giusto un giretto veloce qui. Wow, è cambiata così la stanza di informatica. Ma che bella. Sono rimaste le Crystal Gems qui fuori. Però è veramente bello, mi piace. No, bellissimo. Voglio giocarci anche in real life a sta roba. Qui per mangiare. Ma cos'è Love Live? Cos'è sta roba che stanno guardando? Comunque, mi sono fatta passare un po' l'epoca dell'omicidio, mi rendo conto, perché se volevo ammazzare gente io sono un po' in ritardo. Non ho neanche il coltello. Però ogni tanto posso anche fare la persona normale che gira per le scuole e per le classi, parla con gli amici. Qua gli amici, Ayano non ha amici. Al momento non ho niente in mano per uccidere la gente, purtroppo. Adesso devo andare su e far fuori qualcuno. Ah, ciao, scusa. No, prima ammazzo te, mi dai più noia. Mi dai più noia, sei troppo social per i miei gusti. E ora ammazzo anche te. Scusa tesoro, ma devo solo un po' allenare la yandere che è in me. Niente di personale, fidati. Ormai è andata via l'epoca delle kill facili. Oh, ciao. Scusami, non volevo attaccarti. Mi dispiace, povera piccola persona solitaria che non meritava la morte, ma a me non frega assolutamente niente di quello che meritava. Ah, laggiù c'è quella tipa solitaria che si sta facendo i cavoli suoi. Io non sono per niente una pazza psicopatica che gli si avvicina con un coltello. Beh, oddio, anche lei comunque sta suonando l'aria e non è che sia molto normale sta cosa. E non suonava neanche bene, basta. Qui c'è una bella stanza del club della fotografia. Bella, mi piace, tutta in bianco e nero. E voi non guardatemi però. Non guardatemi, no, nessuno mi guardi, no, non guardatemi. Porca miseria, mi sa che qualcuno mi ha beccato. Oh, dei biscotti, che bello. E a me neanche uno ne offri? E a me neanche uno? No, la guardia col peperoncino in faccia, no. Queste vigilanti sono veramente un incubo. Non si può neanche fare un buon omicidio che queste pigliano e ti legano le mani sulla schiena. Cioè, io non ho parole, ragazzi. Questo è un messaggio per tutte le yandere che sono là fuori e che ogni giorno non possono commettere omicidi sulle persone che ci provano con senpai per colpa di questa gente che ti lega le mani sulla schiena. Io dico no alle mani sulla schiena e dico sì a non provarci con i senpai altrui. Mi raccomando, ragazzi, non fatelo. Ok, detto questo, direi che Yandere Simulator è cambiato, sì, si ammazza la gente, sì, è più difficile farlo, sì, sempre più difficile. I bei tempi in cui si poteva andare lì e massacrare in 3 secondi ormai sono andati, purtroppo. Aspetta, ma io non ho fatto ancora una cosa fondamentale oggi. No, ragazzi, non vi siete accorti? Nessuno me l'ha detto. Non ho fatto fuori Cocona. Ho le mutandine color rossetto, si nota anche da qui. Ok, allora ragazzi, ok, finalmente siamo sul tetto e faremo quello che tutti volevamo fare fin dall'inizio. Cocona, mi sembra che ti siano cresciute le rose sulla testa ed è il momento che io faccia quello che tutti volevate vedere fin da subito. Vabbè. Ciao Cocchi, scusami ma dovevo farlo. C'è ancora il mini gatto qui, ma quanto è carino. Ah no, aspetta, devo seppellire un cadavere, scusate. E fu così che anche stavolta la storia di Cocona terminò dentro un inceneritore. È stata una morte quasi, come si può dire, chirurgica, nel senso che non dovevi avere tracce di sangue nei vestiti. Lo stesso non si può dire però di quella macchia di sangue lì dentro.
Povera Cocona, non si meritava questa fine ingrata. O forse se la meritava. Ecco, teoricamente anche questo potrebbe essere una cosa da fare. Per esempio, se io decidessi di pulire, anche adesso anche pulire è diventato più difficile, perché ci vuole la candeggina per pulire per bene. Adesso non basta più utilizzare la buona vecchia acqua, devi buttare la candeggina dentro l'acqua e poi devi portare di sotto sto schifo, e poi per pulire devi essere più attrezzato, poi devi andare lì con la scopa e mettere la scopa là sotto. La vorrei dippare, gira quell'affare. Vabbè, avete capito che l'acqua qui non è troppo soggetta alle dinamiche della fisica e della chimica. Comunque, io vi ringrazio tantissimo per essere con me fino a questo momento. Cocona lì sotto che è diventata un arrosso. E come notate, il tocco magico non l'ho perso, ma ci si può lavorare sopra. Grazie a tutti e alla prossima con Kiriander, Eternal Love. E mi raccomando, non provateci mai col mio senpai. Ciao!